In questo video analizzeremo i due classici Disney, Lilli e il Vagabondo, e soprattutto La Bella Addormentata nel Bosco. Iniziamo col primo. Si svolge nei primi del Novecento in un paesino, forse del Missouri, e qui c'è nostalgia che Disney provava per la vecchia America e per i piccoli quartieri altolocati, di quella che Paolo Villaggio definirebbe l'alta aristocrazia borghese. In questo contesto un uomo regala alla moglie una cagnolina dentro ad una scatola per cappelli, evento ispirato alla vita di Disney stesso. La storia ci mostra la crescita di Lilli e come una coppia si abitua all'avere un cucciolo, con tutto quello che ne consegue, il cane che difficilmente vuole dormire da solo, tutte le gag. Il tema che irrompe subito è quello del figlio minore. Lilli è in un certo senso la figlia maggiore e ben presto i genitori, gli umani, perché gli animali domestici, secondo la psicologia animale, vedono gli umani come dei genitori eterni e si comportano con noi come dei cuccioli che non crescono del tutto. Infatti nel film mi piace che si vede anche il fenomeno di empatia interspecie. Gli animali sanno quando i padroni sono tristi e diventano tristi a loro volta. Oppure cercano di renderli felici se vi guardate questo film e vedete che in ogni singola scena, Lilli è nella sua animazione emotivamente appaiata ai genitori, che è molto simpatico che siano chiamati Tesoro e Gianni Caro, perché effettivamente un cane associerebbe così i versi alle persone. I genitori, dicevo, iniziano a comportarsi in modo diverso, la madre che ha le voglie, ad esempio. E mi fa sempre ridere la scena in cui tutte le donne fanno un botto di complimenti falsissimi alla madre incinta, mentre al padre le prese per il culo pesantissime dagli uomini. Ci sono una serie di pensieri che il cartone infatti trasmette, ossia Lilli teme che sarà dimenticata, non avranno più tempo per lei, che sarà sostituita, perché adesso c'è un figlio umano che può fare cose che lei non fa perché è diverso da lei, e quindi abbandonata. Nella neuropsichiatria infantile questo passaggio, la nascita del fratello minore, è chiave ed è estremamente delicato. La soluzione per gestire al meglio questo passaggio è una maggiore attenzione e affetto e soprattutto, cosa più difficile per molti genitori, evitare i preferenzialismi, perché molto spesso è la figlia maggiore ad essere la cavia per l'educazione, che sarà poi nel minore più perfezionata. C'è questa scena in cui Lilli sale la scala al buio, mentre c'è questa cantilena lontana molto soffusa, con gli occhi che sembrano quasi luminosi al buio. Non so perché, ma da piccolo questa scena mi inquietava parecchio. Mentre Lilli ascende da un piano inferiore di oscurità a quello luminoso superiore dove è tenuto il bambino umano. Una domanda che vi potreste fare è: ma tenere animali domestici vicino a dei neonati, insomma, nella stessa casa, li rende allergici? Ora, questa è una domanda che i medici e i veterinari si sono fatti sin dall'alba dei tempi. Sono state fatte numerose ricerche a riguardo. Quello che noi sappiamo è che l'allergia è una delle possibili risposte del sistema immunitario. Non è solo il sistema immunitario che risponde per errore a qualcosa che è innocuo, è proprio una risposta di un tipo a sé. Ebbene, abbiamo scoperto che i genitori iperprotettivi, diciamo così, che non lasciano che i figli espongano le proprie mucose ad ambienti non asettici, i classici genitori, sapete no, che non fanno mai uscire all'aperto, non lo fanno giocare, non lo fanno sporcare, che mamma mia, disinfettano ovunque perché temono i batteri, devono usare il disinfettante, sono quelli cui i figli tendono a sviluppare dei sistemi immunitari inefficienti. Perché è nell'infanzia che il sistema immunitario si sta sviluppando e deve incontrare tanti antigeni, tanti batteri, e in questo modo rafforzarsi e svilupparsi e imparare a riconoscerli. Se un bambino non incontra quasi niente, invece, crescerà con un sistema debole e tenderà a sviluppare risposte di tipo allergico. Quindi, cari genitori, non abbiate paura se il figlio gioca per terra o cose simili, è parte naturale del processo di immunoformazione. Ed infatti diversi studi certificano che bambini che hanno vissuto con animali domestici da giovani tendono ad avere meno allergie degli altri, proprio perché sono stati esposti e si sono abituati. Purtroppo questo dato non è molto noto e parecchi genitori, per questo che non lo sanno, temono che il bambino diventi allergico, e per questo ogni estate c'è il dramma di così tanti abbandoni in autostrada dei cani, che se va bene diventano randagi e se va male finiscono investiti. Ho già detto come fermare questo processo nel mio video in difesa dell'animalismo. Ora, Lilli vive in una situazione di alta borghesia e come tale segregata rispetto al resto della popolazione. Non è visto di buon occhio che frequenti altri cani, come Biagio, che è molto più meticcio rispetto a lei, che è di razza pura. Che ci sia o meno una metafora contro il segregazionismo, vedetelo voi.
Ora, i cani aristocratici hanno una mentalità gerarchica. L'uomo è il miglior amico del cane. Tenere il collare è qualcosa di cui andare fieri, come un gioiello. Ma questo sistema di catene può diventare estremo quando, anche per via della nascita del bambino, i genitori affidano Lily alla malvagia zia, una nota elettrice della Lega Nord. La zia ha due gatti. Disney odiava i gatti e fino alla sua morte i gatti nei film sono sempre cattivi. Ora, c'è del razzismo nella scena dei gatti? Sì, i due gatti che sono due parodie ipersemplificate dell'intero mondo asiatico, che si chiamano Si e Am e che scimmiottano uno pseudo accento asiatico, sono indubbiamente figlie di una rappresentazione dell'epoca che è invecchiata male, ma come ho già detto mille volte in questa mia Disney Anthology, non ha molto senso censurare questi film, anche perché all'epoca c'era il segregazionismo, come ha fatto notare IGN, ed è importante che il razzismo sia rappresentato in questo modo, anche per non ripeterlo. E non penso francamente che anche un solo bambino al mondo sia diventato razzista per via della scena dei gatti. Poi, la zia dà la colpa dei gatti alla cagnolina e le compra una museruola, quindi Lily decide di staccarsi dagli umani e fa la conoscenza di Biagio, il vagabondo appunto. Lui ha una visione opposta degli umani, non sono amici ma dei padroni da evitare e che ti abbandonano in favore dei figli loro simili e ti accettano soltanto se obbedisci, altrimenti ti mettono la museruola. Di nuovo, sono solo io a vederci un po' di parallelismi tra Malcolm X che accusava King di essere un servo dei bianchi, mi piace farli notare. In ogni caso, i due così possono vivere liberi, e c'è anche una scena molto divertente con il castoro un po' ingenuo che libera Lily. Biagio mostra a Lily un'autonomia dagli umani, e con essa una libertà dalle regole dell'alta società. Ora, di fatto, il cammino di Lily è una sorta di caduta dalle grazie dell'alta società, come ha fatto notare la youtuber Sara Boero. Scappa di casa, viola le regole, si ribella all'autorità, viene chiusa in prigione, il canile, e ha pure una relazione prematrimoniale con un uomo di una classe inferiore, di cui resta pure incinta, e quando lei inizia a parlare di matrimonio, Biagio si ricorda improvvisamente di aver dimenticato lo stufato in Messico e scappa via. C'è sicuramente un parallelismo ordunque tra il mondo delle responsabilità legali e matrimoniali, da cui Biagio scappa sempre, di relazione in relazione anche, non è mai monogamo, e di conseguenza il matrimonio è paragonato, nella visione di Biagio, ad un ennesimo guinzaglio, un limite alla libertà. Quando Lily ritorna incinta, i due cani vicini di casa le stanno proponendo una sorta di matrimonio per salvare la facciata della ragazza, per non disonorarla, per usare una terminologia verghiana che fa sempre piacere. Attenzione, perché la scena del canile è una delle scene più tristi della cinematografia Disney. Non solo c'è una chiarissima visione della morte, ma anche un'implicita condanna al sistema dei canili che ammazzano i randagi, e io stesso nel video sull'animalismo ho spiegato perché questi sistemi non funzionano e sono eticamente sbagliati. A fare da contraltare a questa scena abbiamo invece, di più allegro, la famosissima scena che è diventata la storia del cinema romantico, la famosa spaghettata di fronte ad un italo-americano, fateci caso, dietro ad ogni capolavoro c'è sempre un italiano, che canta con il mandolino, che è un po' uno stereotipo, ma vabbè, mai visto un mandolino in vita mia, nessun italiano ha mai visto un mandolino, e gli spaghetti, e infatti ho chiesto, ed è proprio il tizio del meme spaghetti, this is him now, feel old yet, tutto il meme. Quello che avviene in questo film è la prima vera storia d'amore della Disney, ossia i personaggi non hanno questa sorta di fulmine a prima vista come è successo finora, ma invece si conoscono e si sviluppa nel tempo. Ed è anche molto visivamente bello da vedere, proprio come cartone. Alla fine Biagio fa il massimo gesto di amore possibile, ossia rinunzia ad alcune piccole libertà, comprendendo che non si tratta in questo caso di sottomissione, di inutili restrizioni. La monogamia non viene più vista come un collare, bensì come la naturale conseguenza del massimo sentimento possibile. E Biagio elimina il topo, quella scena tra l'altro è assolutamente horror. Biagio però viene incolpato per il casino successo durante la lotta con il topo e viene mandato al canile. Abbiamo a questo punto la scena doppiamente tragica, in cui Fido, che ha perso l'olfatto ma tutti fanno finta di niente per non ferirlo, beh adesso gli viene rivelato che tutti lo sanno, ma lo recupera in questa occasione reimpratichendosi, che guarda caso è la stessa cosa che avviene con i pazienti con l'Alzheimer, riprendendo in mano i vecchi strumenti riattivano i vecchi pathway neuronali. E così il carro viene fermato, al prezzo però di Fido che viene investito e rimane zoppicante. Abbiamo quindi il classico happy ending. Nel remake live action, oltre alla rimozione di alcuni elementi razzisti, abbiamo anche l'utilizzo di trovatelli per le scene, che sono stati poi adottati. E questo, sine dubbio, è una scelta molto apprezzabile. Passiamo quindi alla Bella Addormentata nel bosco. La favola è un classico della storia europea e il cartone è ricostruito usando infatti uno stile gotico che riprende le antichissime miniature.
L'incipit è biblico. Un re e una regina anziani che non riescono ad avere un figlio. Poi ce la fanno e così fanno festa. Alla festa sono invitate le tre fate madrine, ognuna di loro le farà un regalo, inutile dire che sono i re magi, chiaramente. La prima è Flora, la natura, lo spirito vegetale aristotelico che infatti le dona la bellezza. La seconda è Fauna, lo spirito animale sensitivo, che le dona infatti il dono del canto. La terza, Serena, stava per fare il suo dono, ma come tutti i miti greci ci insegnano, se devi fare una grande festa, devi sempre invitare tutti. Ma proprio tutti, anche lo spazzino sotto, ma non devi invitare la dea più cattiva di tutte. Cosa mai succederà? Ma cosa vuoi che vada storto? Non puoi tipo invitarla e darle il tavolo vicino al cesso come fanno tutte le famiglie, no, devi proprio fare la tagliata di faccia. La strega malefica arriva ed è offesa e per questo come dono lancia una maledizione, che è molto passivo-aggressivo come comportamento. Al compimento del 16° compleanno lei si pungerà con un arcolaio, che per voi giovani che non avete vissuto il sabato del villaggio è uno strumento che si usava ai tempi per filare i tessuti. E tirerà le cuoia, e poi se ne va. L'ultima fata, il cui nome rimanda alla serenità spirituale, attenua la maledizione, sancendo che non morirà e cadrà invece in un coma, fributando Biancaneve. E con il bacio del bla bla bla, lo sapete tutti. Il re fa bruciare tutti gli arcolai del regno e la principessa viene cresciuta dalle tre zie con il nome di Rosa Spina. Rosa Spina. L'hanno chiamata Rosa Spina. Avete dato a sta ragazza come nome Rosa Spina. I traumi infiniti per tutta l'infanzia. Rosa Spina. Non riesco a dirlo seriamente. Nella foresta deve dimostrare dimestichezza sin da subito con gli animali. E in effetti i tre doni delle fate sono praticamente le virtù cardinali della femminilità in qualsiasi sistema patriarcale che si rispetti. E incontra il principe Filippo. Disney scelsero questo nome, era il primo principe ad avere un nome tra l'altro, perché gli americani conoscevano bene il Filippo di Edimburgo, che era molto famoso, il quale era promesso alla principessa, ma non sapendo che lei è lei, si innamora di lei e vorrebbe sfuggire al matrimonio, e questa è una cosa romantica, dai, che si vuole sposare Rosa Spina. Sembra tipo, cioè, è proprio brutto, cioè, suona, ma è tipo, ho pestato una rosa spina, devo andare in pronto soccorso perché è velenoso, non lo so. Arriviamo al compleanno, e signori, qua c'è la scena che per me, da sola, vale tutto il film. La bella addormentata nel bosco ricevette giudizi molto negativi quando uscì. Il motivo è che la gente l'ha capito male. Questo non è un film d'avventura, romantico, favolistico, no. Questo è un film horror. È il primo film horror della Disney. Guardatevi la scena dell'arcolaio e ditemi se non è un horror. C'è il sistema di castelli in rovina. È completamente buio. C'è Aurora, e questo è il suo vero nome, no? Rosa Spina, che sta dormendo, sta piangendo, non lo so. Il cammino ha una luce verde, spettrale. E c'è sta musichetta che fa improvvisamente... E poi c'è sta cantilena. Ora, questo eco femminile, lontano, oscuro, se lo ascoltate a volume alto, e fate attenzione, sta chiamando Aurora. Inquietantissimo. Poi si vedono gli occhi di Malefica che si intravedono nel buio, e infatti hanno creato dei montage a mo' di trailer horror. Aurora si alza in modo assolutamente innaturale e meccanico, come posseduta, e ha uno sguardo spentissimo. La luce verde che ha questo ottimo effetto e lei la insegue senza libertà, questa luce spettrale. E c'è proprio il senso di ansia nell'inseguimento delle fatine, una di loro che urla non toccare niente. Io non lo so, ha un che di gravissimo, di ansiogeno. Signori, lo dico, la Disney senza volerlo ha fatto un film horror, un micro film horror con un inizio un po' cringe. Eppure ben fatto. Alla fine questa si punge e tutto cade nel sonno profondo. Il principe però la trova, la bacia, abbiamo già detto la simbologia del bacio che risveglia la donna in Biancaneve nel video apposito, e poi sconfigge Malefica che si è trasformata in un drago e che invoca tutti i poteri dell'inferno. Cosa è serio un attimino qua, Dario Argento proprio. Tutti si risvegliano, si scopre l'arcano che Aurora è Rosa Basta, questo nome proprio no. E i due si sposano, le fate cambiano continuamente il colore del vestito tutto il tempo. Mi sono ricordato sto dettaglio e vissero per sé bla 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 bla. Allora, la favola originale era molto peggio, era più hardcore. Lei non viene risvegliata con un bacio, bensì un re, che era già sposato, che passava di lì, la trova nuda e la violenta nel sonno. Buon Natale a Disney. Mettendola incinta di due gemelli, tra l'altro, così.
Lei si risveglia dopo e il re la va a trovare di nuovo e si affeziona ai figli e le racconta di come Last Stoop, parola proibita su YouTube, e lei è tutta felice, ovviamente, grande onore, felicissima, chiaro, e c'è sicuramente un... A parte gli scherzi, c'è sicuramente un commentario a come i re medievali avevano molte amanti e figli naturali, le tenevano nascoste, cosa molto triste. In ogni caso, se li porta dietro e la regina lo scopre e si incazza pure, e invece di prendersela con il marito, se la prende con l'altra donna, che è proprio la cosa più giusta da fare. Ordina al cuoco, che ha appena finito di fare il cacciatore da Biancaneve, di cucinare i figli di sta disgraziata. Il cuoco, che è iscritto a Morte Bianca, è mosso a compassione e invece di cucinare loro, cucina degli animali, così, fa finta. La regina a quel punto invita l'amante, fingendosi il marito, e proclama di volerla bruciare. Lei allora furbescamente chiede di potersi prima togliere almeno il vestito, che Prada, non lo so, Gucci, qualcosa, e la regina consente, ma solo perché vuole il vestito lei. È estremamente materialista come favola. E lei si spoglia molto lentamente davanti a tutti, suppongo, quindi c'è anche questo elemento, e urla molto forte. Così il re ha il tempo di tornare, la sente, e la regina, che non è molto sveglia, confessa tutto quello che ha fatto. Il re fa bruciare la regina e vorrebbe far bruciare il cuoco, ma il cuoco rivela di aver salvato i figli. E così vissero per sempre felici e in un sistema patriarcale istituzionalizzato che durerà per diversi altri secoli e sarà poi sostituito da uno leggermente più lieve. Ora, il dottor Bathlaem fu il primo a sostenere il parallelismo psicanalitico. La bella addormentata è una metafora della crescita femminile, questo mi sembra molto chiaro, che inizia intorno ai 15 anni, quando al primo sangue, il menarca, che in realtà può venire molto prima, causato da una figura fallica che penetra, aggiungo io, in questo caso l'arcolaio, e anche il tema della sterilità è tipicamente medievale, perché il timore di non avere eredi per un re, per un nobile qualsiasi realtà, scatena delle crisi di successione continue. Alla faccia dei monarchici che dicono ma questo, la monarchia è il sistema della continuità. Sì, sì, la continuità di guerre civili continuamente ad ogni volta che uno non riesce a fare un figlio. Non parleremo di Maleficent, perché è uno spin-off remake e perché sarà trattato nel video sui sequel Disney. Vi lascio il link Amazon ai DVD di Lilli e il Vagabondo e La Bella Addormentata nel Bosco in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione troverai anche il mio libro, il fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti a questo canale. Ringrazio i miei Patreons e ci vediamo al prossimo video.